Eccoci, tornati su Unlisted, siamo nella campagna di Berlino, cercherò di farvi vedere un po' di squadre che mancano da un po'. Allora, in primis andiamo a giocare il nostro Panther G, che ovviamente spawna in una zona buggata della mappa. Molto bene, iniziamo la grande. Andiamo a destra, la mappa la conosco vagamente bene. Andiamo sulla destra però. Ovviamente cercatevi di orientare rispetto ovviamente a dove dovete andare anche con la visuale. Ok, avete diverse visuali che potete scegliere. Questa è quella del cannoniere ovviamente. Loro non hanno nulla qua. Sembra strano. Sembra molto strano. Vabbè, avanziamo. Mi piacerebbe stare in prima linea, ovviamente. Ok, però sai che non lo so se di qua arriva il carro avversario. Ovviamente mettete le HE per la fanteria. C'è qualcosa lì dentro, perché quando ho sparato è uscito, diciamo, il danno. Questa è una posizione però molto passiva, nel senso potrei stare come non potrei stare. Più vi avvicinate più rischiate, che qualcuno vi venga a... Esattamente. È stato un cannone... Oh, eccolo dove sta. Va bene. Sulla destra. Ah, effettivamente poi è arrivato il carro armato. Eccolo qua. Mo' ce lo andiamo a fare noi con la squadra anticarro. Eccolo là. Hai visto? Lo so fare pure io. Quando non te ne accorgi, pure io lo so fare. Sinceramente non ricordavo che venissero di là. Infatti stavo cercando di capire. Però vabbè, dai, va benissimo così. Cioè, la mappa la conosco, ok? Però dal punto di vista delle unità terrestri, un po' di meno, mettiamola così. Un po' troppo avanti. Io questa strada sinceramente la vorrei anche... Via dal fuoco, eh. Un po' complicata sta partita, eh. Qua non si apre. Bravo. Carro armato?
Adoro. Dai, ragazzi, com'è che non penetri? Ragazzi, dai, dai, che vuol dire da quella distanza non penetri? Ma siamo seri? Ma che vuol dire? Ma che stai dicendo? Ma che dici? Che gli dico a quello? Questa era una zona molto importante dove da presidiare sul lato destro, perché come avete visto arrivavano anche i carri. No, ho sbagliato, non questo, papà. Cioè, secondo me per loro utilizzare i carri armati non so quanto possa essere una scelta opportuna. Occhio da destra. La porta non si chiude. Ragazzi, però se dormite, ragazzi, state dormendo però, state dormendo, state un po' dormendo, cioè dai, miseria, state dormendo. Ah, guarda quanti me ne ha fatti. Miseria, ladra. Qua ho dormito io. Mi serve un rally point tipo in questa zona, mi sa. Ci stanno. Ci stanno fregando sulla destra.
Me la metto qua, scusate, se, me la conse- se mi consente di mettere... mo tutti i rally point! Allora, cioè... Ma miseria! L'avevo sentito vagamente. Non ti ho visto, Fra. Non ti ho visto. Non ti ho visto proprio. Dai, veloce con sta coda, dai. Ci stanno, non ce la faremo mai. Sto perdendo l'attimo. Niente, stiamo giocando vagamente soli. Ho questa impressione, Fra. Ho questa impressione. Niente, l'hanno vinta, ci spingono via. Ci spingono via, l'hanno vinta. Niente. Ora siamo troppo lontani dalla... Niente. Boom. Ma è defend zone, Fra. Rally point andati. Ci stanno spingendo via in una maniera del poco wow. No, non la recuperi più, Fra. Non la recuperi più. Ah, tu c'hai lanciafiamme e te lo stai conservando? Fammi capire. Cioè, io non ho visto un accendino fino a mo. Non ho visto una fiammella. Perché non prima? Dimmelo. Perché non prima con lanciafiamme? Voi avete visto lanciafiamme fino a questo momento? Io non l'ho visti, eh. Magari mi sbaglio io. Ah, dai, l'ultimo colpo che mi uccide sempre. Raga, dovete buttarvi là. Dovete semplicemente difendere qui. Perché se perdiamo questo, poi si fa dura. L'hanno fatto. Multikill, non serve a niente. Cioè, ma veramente sto settore non siamo stati in grado di difenderlo.
Veramente non siamo stati in grado di difenderlo sto settore. È normale che poi flancano, no? Qualcuno esterno può anche andare, tipo. Questo famoso con lanciafiamme che dorme. Need rally point, fra. No. Dietro di te! Sì, vabbè, noi stiamo perdendo tempo qui quando loro stanno mettendo la carica dall'altra parte, no? Niente. Ci siamo proprio... zero. Carro armato, dietro di te, fra! Apex Legends. Non ho più colpi. Vabbè, niente. Andiamo noi con lanciamo una bomba e via, dai. No, mettiamo un rally point e chiamiamo l'artigliere. Non so più che fare. Ma in realtà c'è poco da fare. Andiamo con questa e chiamiamo l'artiglieria. No, vabbè, ma non ce la facciamo. Lo so che ci serve rally point. Deciditi, ho dovuto fare una scelta. Ho preferito chiamare l'artiglieria per ripulire un po' la zona, se abbiamo il tempo materiale per farlo. Altrimenti game over, cioè. Non è che quando stai a un secondo dalla sconfitta. Aspetta, ma forse serve rally point. Pensaci prima. Potete disarmare la bomba? Io non ho un cecchino, eh. Cercando di concentrarmi ultra al massimo. Lo so che ci stai, dai. Troppi. Sono troppi. Sono troppi, raga. Sono troppi. Sono troppi. Abbiamo un problema col carro armato, dai. Non c'è più tempo. Dai, forza. Forza, come on. Non lo vedo. Destra. Segnatelo.
Come on! Eccolo, lo sai, ma è normale, fra. È normalissimo. Mi rimane operativa però la torretta. Vagamente la torretta, ecco, good job, fino a un certo punto, fra. Ma guarda qua. Potevo riparare e tornare dentro, sì, ma a sto punto preferisco avere una mini squadra operativa sul campo che mi difende se necessario. Cioè, abbiamo anche un carro armato a supporto dentro il cap. Questa penso che sia... Guarda, è difficile dire se è la mia miglior partita, perché... Insomma, ne ho fatte di belle partite, devo dire la verità. Però questa l'ho sentita molto. Vabbè, lui si è messo lì a tankare con... Un pochino imprecisa sulla lunghissima distanza, però vabbè. Ma... 20.000 è poco. Poteva pagare di più. Non siamo arrivati primi, serio? Che è arrivato primo? Quanto ho fatto il primo? Io so di aver fatto tanto. Perché ho distrutto carri armati, ok. Ma per poco, eh. Abbiamo fatto 99. Loro ce l'hanno messa tutta per vincerla. Ed erano ben... questo 115 e 111. 6129 e 5094. Però anche noi a questo punto abbiamo giocato in 3. Se vogliamo metterla sulla, sui punti classifica, 5080, 4253. Poi boom, si cala a 3459. Guarda, la prima posizione... Sì, ok, voi direte sulla classifica non ci sei tu primo, però... Miseria Ladra è stata una partita che l'ho sentita particolarmente. Analizzando rapidamente quello che è successo, devo dire che tutte le squadre hanno lavorato in una sincronia quasi incredibile e perfetta. La squadra dell'MG45, la squadra pesante, mi è piaciuta molto. La squadra anticarro, determinante per distruggere i T-34. Squadra ingegneri fino a un certo punto, squadra poi di assalto e assaltatori con insomma tutto quel che serve, armati fino a un certo punto, poi tra l'altro, perché insomma non è che hanno più di tanto. Poi vabbè, con l'85D5, con la bomba da 500 e 4 da 50 ci siamo fatti sentire. Lato carro armato qualcosa l'abbiamo fatta, ok, considerando che non lo gioco sempre. Il Panther G, qualcosa è stata fatta. Forse qualcosina in più si poteva fare, però mi ritengo abbastanza soddisfatto. Per quanto poi riguarda i progressi, stiamo lottando per sbloccare il livello 13, lo Sniper 2, ok? Con il pre-war car 98K. Non lo so. Allora, è stata comunque una bella partita. A voi il giudizio finale nei commenti. Ragazzi, video terminato. Io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. Noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao!